Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo un nuovo ospite per la nostra intervista. Si chiama Marco Billeci, è un maresciallo capo dei carabinieri di 35 anni, originario di dove? Palermo, sono di Capaci, onorevole, buonasera. Originario di Palermo, benissimo, però residente a Prato. Lui, ve lo presento, è stato molto impegnato in prima linea contro il Covid nella prima fase, diciamo, dello scoppio dell'emergenza, quindi è stato impegnato sia a Codogno a febbraio del 2020 e poi a Bergamo a marzo del 2020. A metà marzo del 2020 si è ammalato di Covid ed è stato gravemente malato, in lotta addirittura tra la vita e la morte, per 47 giorni. E successivamente ha avuto diversi giorni di malattia, fino a 500 giorni di malattia, però ha riportato danni permanenti, sebbene sia stato riammesso al servizio con parziale idoneità. E ora ti chiamerò Marco se non ti dispiace, così insomma facilitiamo la conversazione. E allora, raccontaci un po' la tua esperienza, Marco. So che quindi tu hai avuto un gravissimo decorso dal Covid. Ti volevo chiedere intanto, quando ti sei ammalato, tu sei direttamente finito in ospedale, giusto? Sì, io asintomatico fino al 12 marzo, giorno in cui durante un servizio a Bergamo, accuso una crisi respiratoria, ho il tempo di avvisare l'autista e dopodiché svengo in macchina. Mi risveglio al pronto soccorso, dove avevo già ripreso conoscenza, e dagli accertamenti diagnostici eseguiti poi in pronto soccorso si scoprirà che ho preso il Covid e avevo già un polmone che funzionava al 50%. Ok, quindi evidentemente tu eri stato contagiato con, diciamo, in tempo precedente, qualche settimana prima, senza che te ne sei accorto, e poi, insomma, come accade spesso, il virus ha camminato in maniera silente. Allora magari, ecco, i tamponi non erano, diciamo, efficaci nel rilevare la positività, o comunque non era più presente diciamo, nelle fosse nasali, quindi non era facilmente identificabile. Però mi dicevi che sei stato, diciamo, curato con le terapie allora sperimentali in ospedale, giusto? Sì, io per inquadrare il periodo storico erano proprio i primissimi giorni di Covid, perché io sono partito il 21 febbraio, non appena è stata data la notizia del famoso paziente zero. Il 23 marzo viene pubblicato uno studio a Marsiglia su 23 pazienti che avevano avuto dei risultati positivi tra Plaquenil e Zitromax. E allora anche io comincio questa cura qui, supportato dai medici dell'ospedale di Bergamo. Che farmaco è il Plaquenil? Il Plaquenil è un antimalarico. Ah, Se si ok. ricorda, in quel primo periodo fu scoperto che l'associazione tra l'antimalarico e l'antibiotico, supportato anche da cortisoni, produceva degli effetti benefici al corpo nel contrastare il virus. E a te è servito? Bella domanda, io spero proprio di sì, perché se oggi sono qui qualcosa è successo. Probabilmente sì, anche perché si andava veramente a tentoni, perché era una malattia assolutamente nuova per tutti e nessuno ne sapeva assolutamente parlare. Ok, però mi dicevi che appunto, nonostante le terapie e tutto, tu hai riportato dei danni permanenti da questa patologia. Sì, io rientro a casa poi ad aprile, fino a settembre ero debilitato che non riuscivo a fare nessuna attività fisica. Quando riprendo la riabilitazione a settembre per cercare di tornare allo sforzo di prima, purtroppo le TAC a cui vengo sottoposto di controllo hanno evidenziato diversi danni. E la cosa più grave che mi rimane è una limitazione funzionale al cuore che non mi permette più di andare sotto sforzo. Da adesso ogni mattina prendo un medicinale che mi serve per mantenere i battiti sotto soglia e purtroppo la mia vita adesso è cambiata totalmente. Ho capito. Ma quindi, insomma, questo per ricordarci quanto nella prima fase, diciamo, della pandemia,
mentre il presidente di allora, Conte, diceva che erano prontissimi nel caso in cui fosse arrivato dalla Cina, quando si pensava ancora che fosse tutto confinato alla Cina, il contagio, erano prontissimi. Invece poi sappiamo che c'è un'inchiesta proprio a Bergamo che sta accertando le responsabilità del governo, del ministero di allora, perché addirittura non era neanche stato mai aggiornato il piano pandemico, non erano stati predisposti i dispositivi di sicurezza. Confermami tu se c'erano dispositivi di sicurezza all'epoca, nelle quantità e nella misura disponibili per proteggere gli operatori. A me risulta di no, non li avevano neanche i medici negli ospedali e via dicendo. Io purtroppo sono ancora prima di questa fase perché quando io sono partito per Codogno, l'Organizzazione Mondiale della Sanità diceva che le mascherine dovevano indossarle le persone già malate. I sani non avrebbero dovuto indossare nessuna mascherina per non creare allarmismo e per Certo. non poi No, ma indurre infatti, poi. però dico, al di là di questo, lo stato di emergenza era già stato proclamato a partire dal 31 gennaio, se non ricordo male. Esatto. Quindi eravamo già con una dichiarazione di stato di emergenza. Ripeto, il governo affermava di essere pronto a fronteggiare qualsiasi emergenza e quindi di avere tutto in regola, tutto a posto. In realtà non c'era un piano pandemico aggiornato, quindi non avevano idea, non c'erano i dispositivi di sicurezza, non c'erano terapie, non c'era niente e in quei territori, Codogno, Bergamo, si è avuta un'esplosione immediata e subitanea di contagi terrificante che poi ha appunto determinato anche dei cluster negli ospedali che hanno infettato anche gli stessi medici, con tutto quello che già sappiamo purtroppo essere successo. E tu sei una delle vittime di questa totale mancanza di organizzazione e di preparazione da parte del governo, che invece avrebbe dovuto quantomeno avere un piano pandemico aggiornato annualmente, ma non c'era, che originariamente avrebbe dovuto limitare gli ingressi dalla Cina, no? Mentre invece la politica allora era: ma no, mangiamo il lottino primavera perché tanto i cinesi non sono un problema. E invece poi sappiamo che, insomma, in qualche modo, prima o dopo, insomma, dalla Cina il virus è arrivato in Europa, è arrivato in Italia. E quindi poi abbiamo affrontato tutto quanto. Ma oggi ti volevo chiedere un'altra cosa. Allora, adesso per la tua categoria è stato imposto l'obbligo di vaccinazione per tutti a partire dal 15 dicembre. Tu come sei orientato in questo senso? Premetto che io tutte le vaccinazioni consigliate, obbligatorie per la mia categoria e per il reparto in cui ero fino al 12 marzo le ho sempre fatte. Premessa doverosa perché purtroppo oggi si fa presto a passare per Novax. Non è assolutamente questo il tema. Le vaccinazioni, le ripeto, le ho fatte tutte. Ho dei seri dubbi su questa vaccinazione. Perché a seguito dei danni che ho riportato e a seguito di quelle che sono le informazioni in possesso di noi cittadini, ritengo che questa vaccinazione non sia idonea o comunque non sia opportuna nel mio caso specifico. Non ho quindi aderito alla campagna vaccinale quando era facoltativa e quando è entrato l'obbligo di Green Pass ho continuato a lavorare sottoponendomi a tampone. Adesso che dal 15 partirà l'obbligo vaccinale. È un bel problema perché di fatto sono con le spalle al muro perché la paura che ho addosso è figlia di quei giorni in cui io veramente ho pensato di non tornare più a casa perché non avevo mai provato una paura così. Ma questa paura potrebbe qualcuno, diciamo, contestarti che è una cosa irrazionale, che in realtà tu non corri alcun rischio eventualmente a sottoporti a questo vaccino. Tu hai avuto qualche parere medico che invece ti, diciamo, ha sostenuto nel ritenere che non sia opportuno, visti i tuoi strascichi, viste le tue condizioni cliniche, a sottoporti a questa vaccinazione? Fin dall'inizio i medici a cui mi sono rivolto mi hanno sempre consigliato di aspettare la pubblicazione di dati e di studi su casi analoghi al mio. Dal 4 di agosto, dal 4 agosto 2021, da quando il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare specifica sulle esenzioni, purtroppo la risposta che ricevo adesso è formalissima perché il mio caso non è
in quelli enunciati nella circolare, e quindi adesso la risposta che tutti i medici mi danno è quella che non rientro nelle vaccinazioni, nell'esenzione. Ed è un problema perché invece sia il foglio illustrativo reperibile sul sito AIFA, sia i dati che pubblica l'Istituto Superiore della Sanità e sia tanti studi che sono stati pubblicati su riviste scientifiche mi suggeriscono sempre di più che il mio caso quantomeno sia da valutare con molta attenzione. Certo, no, ma quindi fammi capire, la tua, diciamo, decisione di non vaccinarti e il tuo timore nei confronti di questa vaccinazione, insomma, non deriva da una tua suggestione, da una tua fobia, ma da, un oggettivo parere anche di diversi medici, magari, ecco, non ufficializzato in documenti scritti, visto che, c'è questo problema, no, della circolare, ma che comunque ti hanno sconsigliato di procedere al vaccino perché ci sono dei rischi oggettivi per la tua salute, viste le tue condizioni. Che disturbi hai? Tu hai problemi cardiaci, da quello che ho capito. Sì, a parte la limitazione proprio funzionale del cuore, che come le dicevo viaggia su ritmi ormai tutti suoi, io ho dolori fisici ormai da più di un anno, perché dolori al petto e alle spalle non sono mai passati. Adesso che è tornato di nuovo il freddo e le temperature rigide, questi dolori sono aumentati. Visto, i consigli avuti fin da subito di aspettare e attendere gli studi, anche per quella che è un po' di la mia professione che mi porta a cercare sempre le notizie alla fonte, mi sono mantenuto sempre informato sui siti ufficiali quali AIFA, appunto, e Istituto Superiore della Sanità, e da quello che leggo dai documenti ufficiali trovo delle discrasie con quello che poi invece è l'atto pratico, e onestamente la paura più che risolversi aumenta e allora Ma non ce la quindi faccio. un medico che ritiene in scienza e coscienza che un paziente dovrebbe essere esentato dalla vaccinazione, se diciamo le patologie, le condizioni del paziente non rientrano in quelle indicate da questa circolare, non può esentare il paziente? Cioè, se lo fa, che cosa rischia? Come funziona? Spiegacelo bene. Allora, da quello che sono riuscito a capire è che quella circolare lì del 4 agosto 2021 fa degli esempi a grandi linee su delle categorie molto ben precise che possono avere l'esenzione diretta. E sono coloro che hanno avuto già precedentemente reazioni avverse alle vaccinazioni, coloro che hanno avuto reazioni avverse a un componente dei vaccini in uso per il Covid, o coloro che hanno avuto reazioni avverse a una prima dose dei vaccini attualmente in uso. Purché poi sottolinea non risolvibile con l'inoculazione di un altro vaccino in commercio. Quindi anche per loro comunque viene sempre poi sottoposto un passaggio in più che se proprio non si può vaccinare con altro, allora si esenta. Si cambia marca e va tutto bene. E il problema è che avendo avuto danni al cuore, ed essendo che tra le principali reazioni avverse di tutti e quattro i vaccini ci sono proprio danni cardiaci, io prima di decidere cerco di stare il più attento possibile. Ma non Naturalmente. perché io sia particolarmente premuroso, ma anche perché l'invito che la stessa AIFA scrive nel rapporto sulla sorveglianza dei vaccini, ci invita a tutti noi cittadini a fare un'attenta valutazione rischio-beneficio prima di prendere qualsiasi farmaco, proprio perché Quindi, nessun farmaco esente da rischi. molto chiaro, quindi alla fine l'AIFA stessa avvisa i cittadini che ci sono dei rischi e quindi richiede un'attenta valutazione dei rischi e benefici, ma nello stesso tempo non autorizza i medici a certificare la presenza di rischi oggettivi, scientifici, rispetto al vaccino e quindi a esentare formalmente i soggetti a rischio da questo obbligo. Quindi consentendo che l'obbligo evaso produca le conseguenze fortemente penalizzanti sui lavoratori che perdono chiaramente il posto di lavoro, il salario, eccetera, eccetera. Cioè, è una contraddizione gravissima. Oltretutto sappiamo bene che laddove una persona invece spinta dal bisogno anche decida di sottoporsi al vaccino e poi
come previsto, come prevedibile, subisca delle reazioni avverse anche importanti, non ne risponde nessuno. Il medico vaccinatore è del tutto immune da ogni responsabilità penale. Ma io mi chiedo a questo punto, il medico che non dichiara, che non chiede l'esenzione anche in deroga alla circolare, non può incorrere in una responsabilità per omissione di atti d'ufficio, a tuo avviso? E guardi, il problema è che la normativa è stata fatta talmente in maniera complicata che è difficile anche per i medici. Mi permetta un esempio concreto. Dal 15 c'è l'obbligo vaccinale per il comparto difesa e sicurezza, che include ovviamente i militari. Il medico che può decidere esenzione è solo ed esclusivamente fino ad oggi il medico vaccinatore. Esatto. Noi che abbiamo la sanità militare, io personalmente da 17 anni presto servizio come militare, il mio fascicolo sanitario è in mano alla sanità militare, però il mio medico militare è escluso dal processo decisionale che mi porta al vaccino, perché non può proprio metterci bocca. Eppure, Ed è esattamente questo, sì. Sì, prego, prego, finisci. è comunque un qualcosa che, anche se in casi molto rari, mi espone a un rischio che potrebbe farmi perdere l'idoneità al servizio militare. Perché se io sono il fortunato che poi si becca la reazione avversa, io perdo l'idoneità militare. Quindi dovrebbe a maggior ragione esserci il parere di chi è chiamato a tutelare la mia idoneità al servizio militare. E invece purtroppo questa componente è esclusa. Medici vaccinatori che, come diceva lei, non hanno nessuna responsabilità in caso di reazione avversa da vaccino. E Io quindi personalmente. per loro il rischio è totalmente scaricato sullo stesso soggetto che vaccinano, cioè non rischiano nulla, quindi non hanno neanche nessun motivo, nessun interesse ad essere accurati nel valutare, no, la presenza di rischi ed eventualmente nel rilasciare l'esenzione dove ci sia un rischio, perché tanto anche se c'è il rischio non è un rischio loro. Io quello che purtroppo ho potuto toccare con mano è che questa corsa alla vaccinazione rischia di lasciare indietro gente che, come me, ha dei problemi oggettivi, dei problemi concreti e non riesce a rapportarsi serenamente con chi dall'altra parte deve prendere le decisioni, proprio perché si è venuta a creare questa divisione in fazioni tra pro e contro. Nessuno ascolta l'altro, però il mondo non è in bianco e nero, il mondo è in scale di grigio e dovremmo trovare appunto una comunicazione, perché non sono soltanto io, ce ne sono tante persone come me che Ma io hanno paure credo che oggettive. sicuramente la tua valutazione è correttissima. Personalmente, però, aggiungerei anche che le cose sono due: o il rischio non c'è, e quindi i pazienti, chi si va a vaccinare, chi viene costretto a vaccinarsi, non rischia la salute, e quindi non c'è nessun motivo di mantenere un'immunità penale per i vaccinatori. Ok? O se c'è un rischio, non è possibile obbligare nessuno alla vaccinazione, ma né tantomeno attribuire in esclusiva ai vaccinatori la competenza per le esenzioni. Quindi, se c'è un rischio, la competenza per le esenzioni deve essere data al medico curante, al medico specialista, al medico responsabile, chiunque abbia conoscenza e competenza per individuare una causa di esenzione dovrebbe essere autorizzato a appunto stilare una deroga, un'esenzione, e il medico vaccinatore, se deve essere lasciato immune dalle conseguenze penali dell'inoculo, però i soggetti non devono essere costretti a vaccinarsi, non deve esistere nessun obbligo vaccinale, né diretto né indiretto, né surrettizio come quello che c'è adesso con il Green Pass di tutti i tipi, né esplicito come quello che c'è per le categorie come la vostra. Perché veramente in questo modo è una forma, a mio avviso, di violenza fisica sul corpo dei cittadini, oltre che morale, perché si costringe a prestare un consenso. Anche qui poi c'è anche la cosa
surreale che chi si vaccina deve sottoscrivere un consenso informato, quando non è né un consenso libero né tantomeno informato. Mi permetta una riflessione proprio su questo punto, perché come dicevo, in 17 anni io le vaccinazioni le ho fatte tutte, e specialmente quando erano obbligatorie per il mio comparto e per la mia professione, venivo segnato a disposizione dell'infermeria e mi venivano fatte le vaccinazioni. Non ero io che chiedevo di farle o di firmare di venisse fatta la vaccinazione. L'obbligo che viene introdotto dal 15 invece prevede che io ottemperi a quest'obbligo aderendo alla campagna vaccinale. Cioè, devo essere io a prenotarmi il vaccino, ad andare in hub vaccinale come qualsiasi normale cittadino, firmare il consenso informato che poi passa come richiesta alla vaccinazione Esatto. e sottopormi volontariamente a questa vaccinazione. Il problema è, come diceva lei, se viene legato l'obbligo al lavoratore. E allora a quel punto io non sono più un normale cittadino, io a quel punto sono un lavoratore e mettendomi l'obbligo, il mio datore di lavoro dovrebbe valutare a 360 gradi se quella cosa che mi sta chiedendo mi espone o meno a un rischio maggiore. Questo non lo dico io, lo dice il decreto legislativo 81-2008, la legge madre sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e da quanto risulta, almeno nel mio caso specifico, la valutazione dovrebbe essere molto attenta. Perché se mi permette, ci sono tanti studi in atto, anche di professori illustri, come il professor Giorlandino, il professor Mazzone o il professor Gasparini, quest'ultimo membro del Consiglio Superiore della Sanità, che hanno dimostrato come i guariti non andrebbero vaccinati, che hanno Certo. dimostrato come i guariti non si reinfezionano praticamente mai e quelle pochissime rare volte che hanno ripreso il Covid non sono mai finiti in ospedale, vengono definiti aneddotici, cioè della serie li diamo perché in medicina non esiste il 100% assoluto. L'incidenza da reinfezione è stata quantificata in 1 su 100.000. AIFA mi dice che l'incidenza da danno grave correlato è 4 su 100.000. Pertanto Quindi quattro volte quel rischio. Il lavoratore che come me, nella mia particolare situazione, sta attualmente affrontando il rischio 1 a 100.000, sulla base di quale logicità viene esposto a un rischio 4 volte maggiore. Io sono consapevole che stiamo parlando comunque di incidenze rarissime, ma sono un dato statistico che va tenuto in considerazione, perché purtroppo, prima o poi, quel dato statistico viene fuori e non sappiamo se quel dato statistico sono io e lei o è un'altra persona. Non ce l'abbiamo questa certezza. Per questo dovremmo fare una valutazione a monte che esclude chi è portato a questo rischio e tenerlo fuori. Perché non è normale, ma anche per logica. Se io mi riprendo il Covid, l'ho già avuto, ho gli anticorpi, parto da una base, diciamo, di vantaggio, seppur minima, ma comunque di Non vantaggio. proprio minima. Se io invece mi faccio il vaccino e sono il fortunato che si becca la reazione avversa, io parto da un quadro clinico cardiologico già Molto compromesso. grave, certo. Molto grave, sì. E si tratta sostanzialmente di questo. E È le chiaro. ripeto, purtroppo il clima che si è venuto a creare non permette dialoghi come stiamo dialogando oggi e lei, purtroppo. Sì, anche perché appunto la domanda che molti si fanno e alla quale ancora non è dato avere una risposta è perché questa corsa e questa frenesia nel vaccinare tutti, nel vaccinare chi è già immune e non rischia nulla, anzi chi corre più rischi dalla vaccinazione che dal possibile contagio col Covid, nel vaccinare appunto i bambini, i giovanissimi, gli adolescenti, coloro che appunto rientrano in fasce di età a rischio praticamente zero. Esatto. E a fare anche, mi perdoni, le terze dosi di un prodotto che, come dice il presidente dell'OMS, ha un'efficacia rispetto alla variante ormai prevalente al 100% che è la Delta, che si è ridotto al 40%. Quindi su 100 vaccinati, se va bene, ne risultano protetti dall'attuale forma di Covid che circola 40, gli altri 60 restano assolutamente esposti
tale e quale a prima, sia al contagio che alla forma grave dell'infezione. Peraltro anche i dati, mi dispiace fare questa chiosa, sono totalmente inaffidabili perché la raccolta dei dati negli ospedali, nei centri, eccetera, è totalmente lasciata alla mercé dei soggetti deputati, non c'è un'indicazione precisa, non ci sono forme di controllo, non c'è una metodica prestabilita. Quindi anche lì la verosimiglianza, l'attendibilità di questi dati, sia riguardo ai contagi, ai ricoveri, alla percentuale di vaccinati e di non vaccinati nelle terapie intensive, dei decessi, eccetera, ma anche ancora di più per quanto riguarda le segnalazioni di effetti avversi, sappiamo bene che vanno prese non con le pinze, ma di più perché almeno a me consta che la stragrande maggioranza dei casi di effetti avversi non vengono mai segnalati e anche dei decessi non vengono segnalati, vengono immediatamente liquidati come valori non correlabili o cose di questo tipo. Quindi è molto più complicato ancora di quello che sembra. Ma proprio perché c'è questa guerra di informazione che io mi rifaccio ancora di più a quelle che sono le fonti ufficiali, perché se il foglio illustrativo già riporta delle cose che poi nel pratico io non riscontro, se poi il rapporto di sorveglianza pubblicato da AIFA riporta delle cose che nel pratico poi non vengono sottolineate, se il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità sull'incidenza dell'ultimo mese dei casi Covid, riporta che le diagnosi dei non vaccinati sono state il 6% del totale e le diagnosi dei vaccinati sono state il 4% del totale e i decessi sono stati lo 0,7% delle diagnosi dei non vaccinati e lo 0,55% delle diagnosi dei vaccinati. Io che ripeto, non sono un medico, ma due domande me le pongo. La vaccinazione sicuramente mi espone a delle percentuali più favorevoli, ma stiamo parlando dello 0,7 e dello 0,55. Di contro, per guadagnare questa piccola positività, io mi devo esporre a un rischio 4 volte maggiore di quello che corro oggi. Esatto. Non, purtroppo uno più si informa, più legge e meno capisce, purtroppo. Sì. Va bene. Allora, io se lei non ha altro da aggiungere, la ringrazio moltissimo per la sua testimonianza. Vuole aggiungere qualcosa? C'è qualcosa di cui voleva ancora parlare? Un'ultima cosa perché purtroppo la scadenza si avvicina, Sì. il 15 dicembre cominceranno i controlli da parte del datore di lavoro per come appunto richiesto dal decreto legislativo 44 2021. Controlli che mi troveranno tra quelli non vaccinati, quindi Certo. vado incontro alla sospensione, sospensione che per legge prevede zero emolumenti. Mentre invece la sospensione per coloro che commettono gravi violazioni disciplinari di Stato e la sospensione per coloro che commettono violazioni penali prevede il 50% della retribuzione. Io non voglio commettere nessuna violazione, né disciplinare né penale. Però fra Però non 7 giorni, esatto, fra 7 giorni, per essere stato onesto, io vengo sospeso a 0 euro. Mentre invece se mi rendessi protagonista di azioni disciplinarmente o penalmente rilevanti, avrei comunque il 50% dello stipendio. Io questo non lo ritengo assolutamente accettabile, perché Certo. sembra quasi un'istigazione a delinquere e non è assolutamente giusto. Ma sì, ma soprattutto non è assolutamente giusto, a prescindere da questa nota che veramente non conoscevo, che una persona come lei, che ha già rischiato la vita prestando servizio in un'area drammaticamente colpita dalla pandemia e che ha riportato danni così gravi, e oggi è guarito e quindi è immune dal Covid, si è sospeso perché non vuole rischiare nuovamente la propria vita per sottoporsi ad un vaccino assolutamente inutile. E io mi auguro che a fronte del provvedimento di sospensione, lei farà la cosa più saggia, più giusta che ogni cittadino deve fare davanti a un abuso, e cioè adire le vie legali. Perché io le dico soltanto che nei giorni scorsi, l'altro ieri, in Slovenia, la Corte Costituzionale slovena ha
ha emesso una pronuncia, finalmente una sentenza di merito, in cui ha dichiarato incostituzionale il Green Pass rafforzato in Slovenia, che appunto prevedeva per il personale della pubblica amministrazione l'obbligo di vaccinazione. E quindi con questo precedente autorevole di una Corte Costituzionale europea, io credo che sia ancora più importante anche in Italia cominciare a sottoporre alla magistratura la necessità di difendere i cittadini nei loro diritti fondamentali. Si parla di diritti umani, il diritto al lavoro, il diritto a una vita dignitosa, che quindi chiaramente necessita di una retribuzione lavorativa, il diritto alla libertà individuale, che coinvolge anche quello di scegliere sui trattamenti sanitari a cui un soggetto si vuole sottoporre. E il diritto alla non discriminazione, che in questo caso sarebbe fra chi è vaccinato e chi non lo è, riguardo al trattamento appunto lavorativo e sulla remunerazione, sono tutti diritti fondamentali che vanno assolutamente rivendicati e difesi davanti alla magistratura, davanti alla giustizia. Io sono un avvocato e quindi da sempre credo che la giustizia, il diritto sia la più grande risorsa di un paese civile, bisogna utilizzarlo. E lei sicuramente, come appartenente alle forze dell'ordine, è un esponente del sistema, appunto, delle istituzioni, e quindi dobbiamo continuare a credere nelle istituzioni, a fidarci nelle istituzioni, a sapere che anche quando le istituzioni sbagliano, in questo caso il governo, il Parlamento, approvano delle leggi anticostituzionali, il rimedio è presente nello stesso sistema ed è quello del ricorso e dell'impugnazione di fronte al giudice. Quindi mi auguro che lei procederà in tal senso e che lo faranno tutti i cittadini che subiranno appunto questo ingiusto trattamento, questo pregiudizio gravissimo alla propria vita, alla propria persona, e mi auguro che chiaramente la magistratura sappia venire incontro, sappia svolgere questo ruolo fondamentale per la democrazia nel nostro paese, con il senso di responsabilità e di autonomia dalla politica, che oggi è più che mai indispensabile. Io non ho mai avuto dubbi sulla giustizia, da 17 anni la difendo tutti i giorni e avrei voluto continuare a difenderla ancora per molto. Il problema che vivo oggi come cittadino è che devo sicuramente rivolgermi alla giustizia, devo seguire quelli che sono i canali previsti dalla legge, perché anche quando si subisce un torto non bisogna mai dimenticarsi che la legge va rispettata. Il Certo. problema però è quello che, appunto, fare un ricorso al TAR ha dei costi, e quando uno si ritrova sospeso a 0 euro con due figli o un mutuo è difficile. E tra l'altro, nel mio caso specifico c'è anche un altro aspetto che è un po' proprio la beffa finale. Io sono stato sì riammesso in servizio, ma in attesa di una visita che deve sancire se potrò rimanere a fare il carabiniere anche in servizio parziale oppure no. Visita che ad oggi ancora non è stata neanche calendarizzata, e io rischio l'assurdo di essere sottoposto a un obbligo che magari quella visita mi toglie perché non sarò più un appartenente all'istituzione. Questo è veramente l'assurdo degli assurdi. Io invito, ho sempre invitato tutti a difendersi nei modi previsti dalla legge. Io spero che la mia situazione, il mio caso, possa essere un motivo di apertura e di dialogo, perché non si può lasciare le persone, le famiglie, i cittadini con le spalle al muro. Però io a questo punto la invito nuovamente a rivolgersi ad un avvocato, perché per fortuna dialogo con i miei colleghi e ci sono tanti avvocati che in questo momento così difficile sono assolutamente disposti a andare incontro alle esigenze di ogni persona e quindi a concordare una strategia difensiva che può essere anche di prevenzione, di anticipazione rispetto ad un provvedimento di sospensione e che non necessariamente deve concludersi con un ricorso al TAR, ma può adire anche altri strumenti e può concordare, qualsiasi avvocato può concordare anche con il proprio assistito
delle condizioni poi di pagamento particolari commisurate alle necessità del cliente, specie quando si tratta di questioni così delicate. Quindi, anche perché vista questa ultima cosa che mi ha detto, una diffida, un sollecito ad una pronuncia a seguito dell'effettuazione di questa visita, prima che si diciamo, verifichi la condizione per cui lei potrebbe essere sospeso, è un'assoluta priorità. E quindi io credo che questa sarebbe la prima cosa da fare prima di andare a rischiare di prendersi una sospensione. Quindi, ecco, faccio la pubblicità alla professione forense. Credo che mai come in questo periodo il ruolo dell'avvocato sia veramente importante e credo che insomma tutti i cittadini dovrebbero quantomeno chiedere un parere, chiedere un confronto per poi valutare tutto ciò che è possibile fare o non lo è a seconda delle rispettive posizioni. Però mi creda, più saranno i cittadini che adiscono la giustizia, più sarà facile e rapido l'arrivo di una decisione che può mettere fine a tutte queste assurdità. Io la ringrazio davvero per essere stato con noi, le faccio i miei più sinceri, più cari e profondi auguri di buona fortuna, di pronta remissione dagli strascichi della sua patologia e spero di poterla risentire presto con delle buone notizie anche per tutto il resto. Grazie ancora, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito fin qui. A presto con il prossimo video. Arrivederci. Thank you.